Bentrovati a questa nuova puntata di Vite da Campioni. Oggi siamo al Club Scherma Roma, siamo ritornati qui per incontrare un giovane campione della sciabola azzurra, Leonardo Affede. Innanzitutto ben trovato. Grazie. 19 anni e poi invece già in tanti ti considerano un piccolo campioncino di casa nostra. La tradizione della scherma è una tradizione molto lunga che vanta grandissimi campioni e tu ti stai inserendo a poco in questo mondo. Beh sì, la scherma è comunque uno sport di grande tradizione che ha sempre portato grandi soddisfazioni all'Italia. Io ho cominciato scherma da piccoletto e piano piano l'ho cominciata come un divertimento, devo dire che anche ora continua come un divertimento. Poi ho visto da quando ho iniziato, diciamo, a raccogliere i primi risultati, a capire che potevo aspirare comunque a diventare qualcosa di rappresentativo anche per l'Italia, ci ho preso gusto e ho continuato. Adesso diciamo che dalla nazionale Under 20, questo è il mio ultimo anno di Under 20, passerò poi il prossimo anno nell'ambito assoluto, in cui cambia un po' tutto, però le premesse ci sono, gli obiettivi pure, finché continua il divertimento, perché fermarsi? Cambiano anche i compagni, ci saranno gente come Aldo Montano, Luigi Samele, insomma campioni che hanno fatto la storia proprio della sciabola. Che effetto fa? Beh, sicuramente è un grande impatto potersi anche allenare con loro in sala federale, in cui comunque si raccolgono diversi campioni, sia della squadra appunto titolare, sia comunque tutto il giro degli assoluti che appunto frequentano la sala. È molto importante per i giovani ragazzi anche under 20 che iniziano ad affacciarsi al livello assoluto, sia come allenamento sia proprio come esempio da poter prendere. Campioni come Aldo Montano, Diego Chiuzzi o anche lo stesso Gigi Samele, ma anche Enrico, che fino a 2 anni fa era mio compagno di nazionale Under 20, Enrico Berré, e poterli vedere in azione e potercisi anche confrontare sicuramente è uno stimolo in più. La concorrenza, appunto, ti volevo chiedere, è uno stimolo o è un qualcosa che preoccupa, perché dici, oddio, non sarà facile stare ai loro livelli? Allora, la concorrenza è molto alta, inevitabilmente. La concorrenza è alta, però questo è un motivo per potersi sempre mettere alla prova, sempre mettersi in gioco e dover dare il tutto per tutto. Come anche all'ultima gara ha detto il nostro allenamento collegiale, ha detto il nostro commissario tecnico, noi ci riusciamo ad sfidare non a posizioni, quindi a posizioni poco rilevanti, ma a titoli, cioè a medaglie. E ci guadagniamo i posti in squadra sia in nazionale Under 20 sia in nazionale assoluta e con le vittorie, con le medaglie, quindi con i titoli che contano. Questo è uno stimolo per cercare di dare sempre di più e comunque la competizione poi alla fine è anche un modo per stare insieme. Cioè siamo un gruppo abbastanza legato e questo è positivo perché permette di crescere a tutti quanti. Anni, quindi la scuola proprio dietro l'angolo, è un ricordo ancora veramente fresco. Ti volevo chiedere, hai avuto difficoltà a conciliare uno sport impegnativo qual è quello della scherma con gli studi di una scuola che comunque ormai lezioni la mattina, lo studio, gli esami, come hai fatto? La difficoltà c'è stata perché la scuola comunque è stata uno dei miei impegni maggiori durante, appunto, fino a 18 anni, fino alla maturità, rimane un impegno maggiore della giornata, addirittura giustamente uno va più a scuola che tempo ha passato tempo a allenarsi. Quando uno poi inizia ad entrare in nazionale, comunque a dover intensificare anche gli allenamenti e l'impegno sportivo, deve riuscire a giostrarsi. Io ci sono riuscito, con fatica, ma ci sono riuscito, ed è una cosa che ho fatto comunque con soddisfazione, riuscire a portare avanti tutte e due e a
trovare il tempo sia di allenarsi sia comunque di studiare e di mettere insieme qualcosa per il giorno dopo per l'interrogazione comunque dà soddisfazione. Alla fine è un risultato che uno riesce anche a toccare abbastanza sensibilmente. La tua materia preferita qual era? L'educazione fisica oppure un'altra materia che ti piaceva studiare? Allora, educazione fisica, io a scuola non ho mai avuto grandi problemi, ovviamente, anche perché comunque sono riuscito sempre a spacciare in maniera positiva il fatto che facessi un'attività sportiva ad alto livello, quindi ad educazione fisica diciamo che me la giostravo un po' come mi piaceva. E, come materie io ho sempre amato comunque la matematica, io adesso pure con l'università ho scelto una facoltà comunque scientifica. E, però diciamo che a parte forse avevo qualche problema in più con le lingue, quindi con inglese o con filosofia che non ho mai ben capito, poi alla fine facevo con passione abbastanza tutto il resto. Una curiosità, sei stato mai facilitato da atleta oppure qualche professore ti ha magari addirittura messo i bastoni tra le ruote perché magari il giorno dopo avevi una gara o il giorno prima non avevi studiato? Com'è stato il rapporto con i professori per via dell'essere atleta? Il rapporto con i professori è stato molto vario. Nel senso che la scuola come struttura e come preside io ho fatto comunque una grande opera di avvicinamento anche scolastico alla mia pratica sportiva che era inevitabile, se no non sarei mai riuscito a portare a termine tutte e due. La scuola mi è venuta incontro proprio anche in qualità di dirigenza come preside e come struttura. Con i professori singolarmente c'è sempre stato un rapporto un po' diversa a seconda del professore, nel senso sono stati alcuni professori che mi sono venuti incontro e che vedevano anche con interesse quello che io svolgevo al di là della scuola e quindi mi aiutavano, non ho mai avuto grandi favoritismi né io sinceramente li ho cercati, però diciamo che non mi interrogavano se io tornavo il giorno prima insomma da una gara, mettiamola così, mentre altri professori invece non hanno visto con in maniera positiva la mia pratica sportiva. Io mi ricordo che è capitato con alcuni professori che io tornavo da gare o da allenamenti collegiali e diciamo che se mi potevano essere messi in bastone sì, in mezzo alle ruote, diciamo che è capitato. E con i compagni di scuola invece ti vedevano insomma come un piccolo campioncino, ti coccolavano oppure c'è stata qualche invidia tipica dell'età e continua anche dopo? Sì, no, sicuramente l'invidia ci sono, ma sono abbastanza relative, poi non ho dato mai tanta attenzione a queste cose. Io il livello di amicizie è stato sicuramente, ecco, questo un po' penalizzato, nel senso che inevitabilmente con tutte le gare, comunque sì, il weekend, quando si esce con gli amici, io che avevo comunque il mio gruppetto di 3-4 amici, e si usciva tutti insieme, io dove vado? Ah, io vado in Polonia, arrivederci e grazie, vado perché parto per il mondiale, parto per il collegiale, eccetera eccetera. E questo danneggia sicuramente le amicizie, che però comunque rimangono. Io rimango tuttora legato ai miei 3-4 amici, non di più, perché poi alla fine la classe eravamo tanti, ma io già è tanto che riuscivo a dare il minimo 3-4. È stato comunque possibile, loro mi sono stati vicini, devo dire anche che è stata una scelta loro seguire e voler scegliere di frequentare un tipo abbastanza impegnato come lo sono stato io. Però a parte quello è andato tutto abbastanza bene, insomma. Viaggiato tantissimo, immagino. Qual è il paese che più ti ha colpito? Viaggiare sì, ed è una cosa anche che io ritengo uno dei valori maggiori che può avere questo sport e soprattutto la possibilità di raggiungere questo sport a alto livello a giovane età, cioè nell'under 20, perché comunque permette di fare da 15-16 anni e viaggi in giro per il mondo e che possibilità che altri, la maggior parte dei ragazzi, non hanno. E questo è sicuramente un pregio. Il posto che mi ha affascinato di più è stato Amman, il mondiale di Amman di 2 anni fa, del 2012 mi pare. È stato il posto più caratteristico, diciamo, che ho visitato, anche perché poi io ho la possibilità di
cioè, cerco la possibilità, non sempre, però cerco la possibilità di andare anche a visitare comunque il luogo dove mi trovo. Amman e Singapore è stato un altro posto che mi ha molto colpito nel 2010 ai Giochi Olimpici Giovanili, anche perché lì siamo stati una ventina di giorni, le gare sono 2 giorni, gli altri 18 ho girato, insomma. La medaglia più bella della tua breve carriera, almeno al momento? La medaglia più bella, quella più emozionante, è stata sicuramente appunto quella di Singapore. Perché al di là della medaglia c'è stata tutta un'esperienza che è ruotata intorno ai Giochi Olimpici Giovanili, che oltretutto è stata la prima edizione nel 2010, organizzata in modo sperimentale dal CIO, ed è tutta un'esperienza completa di delegazione, di villaggio olimpico, che ti lascia comunque un'emozione incredibile. E anche se poi non è stata la più difficile, perché anche lo stesso argento dell'altro anno ai campionati italiani assoluti probabilmente era molto più difficile, una medaglia al mondiale, io ho 2 bronzi individuali ai cadetti, sono stati sicuramente più difficili. Però come emozione io continuo a rivivermi l'emozione di Singapore. La prima te la ricordi? La prima in assoluto? La prima in assoluto, mi ricordo la prima gara che ho fatto in assoluto. Io ho cominciato in realtà tardi per la scherma, perché i bambini stanno già sulle pedane dai 6-7 anni. Io ho cominciato a 10, in cui già comunque è avanzata la stagione dell'Under 14, la categoria maschietti, che è il primo anno. Io ho fatto la mia prima gara e la finale schermistica è 8, quindi a 8, quando uno entra negli 8, riceve la coppetta e la medaglietta. E io la prima gara, che ero andato lì così, molto allo sbaraglio, sono riuscito a entrare negli 8, sono arrivato 8° proprio, e l'ho vissuta come soddisfazione. È stato un po' un piccolo premio e un piccolo segnale che, insomma, era uno sport che faceva per me. Di solito a questo punto chiedo come nasce una certa passione. E nel tuo caso credo sia abbastanza semplice, cioè credo che derivi da una certa attività familiare. Sì, diciamo che ho avuto degli influssi abbastanza forti, sì. Da mamma Carola. Esatto. Allora, innanzitutto, prima che lei venga qui, ci raggiunga per questa intervista, ti voglio chiedere qual è la cosa più importante che ti ha insegnato. Io a mamma, ma anche a papà, devo dire che vengo da una famiglia sportiva, perché appunto mamma è stata una campionessa di scherma e ha fatto olimpiadi e mondiali a livello assoluto, non under 20 lei. E mio padre comunque è stato un allenatore di basket di serie B femminile, quindi pure una famiglia di sportivi. E io devo molto a loro la mia modalità di pensare, il modo di pensare attuale dell'aver portato comunque sempre avanti lo studio. Mi hanno trasmesso lo spirito di sacrificio che comunque è necessario per poter continuare a portare avanti sia una pratica sportiva quando aumenta l'impegno, sia non a trascurare lo studio. Ma perché la scherma e non il basket? Ho iniziato col basket. Io ho fatto prima basket. Però poi ha vinto mamma. Poi ha vinto mamma. Smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. Express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last time. Allora inizia la lezione. Mamma Carola e Leonardo sono già in posizione. Io osservo, poi cercherò di replicare il tuo movimento, che sicuramente sarà esatto. Il mio vedremo. Via. Sciabolata alla testa. Sciabolata all'addome. Sciabolata al fianco. Esatto, questo è il fianco. Ok, adesso questi sono i 3 bersagli principali della sciabola, che sono appunto la testa, l'addome e il fianco, e il maestro scopre il bersaglio da colpire e l'allievo in lezione va di sciabolata e di passo avanti, avvicinandosi, quindi stringendo la misura, a colpire il bersaglio scoperto. Considera che il bersaglio che abbiamo visto adesso è diverso da quello che stiamo facendo io e te, perché tu sei destra e lui è mancino.
cioè rimane uguale, però è diverso il modo di colpire. Lo spettatore lo vedrà in maniera diversa. Controlliamo la posizione di partenza. Ok, la posizione di partenza è della stessa distanza delle spalle, deve essere larga le gambe. Quindi ecco, piegati, ancora esatto, un po' di anche più. Un pochino di più, perché le spalle non ce l'hai così piccole. Esatto, piegati, esatto. La sciabola va tenuta sempre, scusate, va tenuta sempre a candela, in alto, perché colpisce di taglio e non di punta. E un pochino più avanti il braccio e un pochino qui. A questo punto, la sciabolata alla testa, devi mirare alla testa facendo un passo, mentre fai il passo, in guardia, di nuovo. La sciabolata è prima il braccio e il passo, mentre fai il passo. Ok, prova. Ok, però dalla la botta, forte, forte, proprio non sento niente io. Ah, così va meglio, come se mi dovessi affettare sostanzialmente. Okay. Quindi di nuovo riproviamo qua. Ok, rimani lì. A questo punto sciabolata all'addome, quindi questo gira movimento coccia. Di girare la coccia, così, esatto. Sempre per affettare. Tira, tira, sei troppo delicata. Esatto, questa. No, no, non hai paura, non devi avere paura. E la stessa cosa, sciabolata al fianco. Quindi dall'altra parte, no, è sempre di taglio. Quindi ecco, e tiro, e do la botta di punta, vedi, pam, così. Sì. Troppo basso. No, è che questo. No. Di nuovo. Esatto, questa è tirata molto meglio dell'altra. Riproviamo qua. Addome. Esatto, va molto meglio. E la stessa cosa in testa. Aha, guarda, perfetto. Brava. Prego. Esatto. Adesso che alla seconda parte ci sono le parate, queste sono le azioni di offesa e adesso ci sono semplici azioni di difesa. Cioè quando l'avversario tira, che l'avversario fa il maestro, i bersagli da proteggere con il ferro. Quindi a questo punto sono io che faccio il passo avanti perché offendo, tiro in terza, rispondi. Quindi parate e parata e risposta. Tiro all'addome. E adesso non dovrei tirare perché lui ha, però siccome si può fare, tiro alla testa, lui para, la quinta, e risponde al... Bravo, ok. Rifacciamo, terza, quarta, quinta. Questo è il traversone, però perché lui è mancino. Ok. Che mi trovo con il braccio armato sulla stessa linea del maestro. Mentre invece in questo modo è più facile. Adesso, mentre sempre, no, sempre il braccio è sempre un po' più avanti, l'impugnatura è dito, come fosse una penna, dito, perché questo poi si gira, vedi, fa questo movimento qua. Infatti la parata di quarta che faremo adesso, che protegge, che para il bersaglio interno, è questo movimento qua. Esatto. Io tiro, tu vai, passi indietro, ecco, passi indietro, tira, rispondi alla testa, quella che abbiamo fatto prima. Ok. Di nuovo. Ok, brava. Puoi stare ferma perché sono io che sono venuta avanti. Adesso per parare l'esterno basta soltanto spostarsi poco, perché io tiro di qua, c'è sempre due movimenti, cioè prima paro e poi rispondo, non è mai paro rispondo, paro rispondo, non serve alzare. E quando è pari la coccia deve essere di taglio, cioè io ho parato così, poi sempre di taglio, perché la parte che colpisce è questa qua. Quindi terza, esatto, in guardia. Adesso passi indietro, io ti faccio il movimento sulla testa, quindi tu devi parare così, esatto. No, sopra, io non ti tocco, puoi alzarla ancora di più. Esatto, brava.
rispetto all'ultima lezione con Enrico, molto più... Ha preso la manualità. Il tonfo che si sente, lo schiocco. È tutto niente. È tutto il rigido il coso. Della pelle. Io non sento assolutamente nulla. Io mi metto con il braccio. Non esagerare. Così. Non lo so fa manco io. È fiorettista, si vede che è fiorettista. Sono fiorettista in effetti. Allora...